prendo 5 minuti per una considerazione ad alta voce su una figura che di sicuro ha segnato la storia della nostra regione, che poi è la ragione per la quale si è tenuto questo convegno, questo incontro non solo tra amici, che fa il paio di un altro appuntamento di qualità che si è tenuto a Chieti, quello in ragione dei festeggiamenti dei 90 anni di Gaspari. Entrambi avevano un oggetto indiscutibile: cercare di fare memoria sull'esperienza politica di Gaspari. E perché una collettività fa memoria su un'esperienza come quella di Gaspari? Perché secondo me ruota attorno a questo la ragione, perché non è l'affetto che consente il cosiddetto discorso pubblico. Non si giustifica un discorso pubblico per ragioni di affetto. L'affetto fa organizzare la torta in casa, il ricordo tra i parenti e gli amici di una certa cordata, ma il discorso pubblico interviene quando c'è un valore che va oltre la dimensione dell'amicalità, dell'affettuosità. E qual è allora la ragione per cui Gaspari viene ricordato? Anche in una sala impegnativa come questa, della quale andrebbe ricercato anche il significato di questa sala, che è un significato intrecciato con la storia della rappresentanza politica della provincia di Pescara. Questa è la sala che ha dato prima gli spazi al Consiglio Provinciale dell'Economia e del Lavoro durante il periodo fascista, poi all'insediamento del Consiglio Provinciale come lo conosciamo noi, e quindi qui c'è la rappresentanza politica in questa sala. E il paradigma che ci induce a ricordare Gaspari è il tema della qualità della rappresentanza politica. E perché noi possiamo permetterci di dire che Gaspari è stato un protagonista della rappresentanza politica di qualità? Perché lui ha molto da raccontare, e noi abbiamo molto da raccontare di ciò che lui ha determinato come rappresentanza politica. Come accade che qualcuno produce rappresentanza politica di qualità e altri invece non danno luogo a nulla che si possa raccontare? La differenza qual è? È nell'idea del potere. L'idea del potere di Gaspari non era l'idea del potere che, per esempio, contraddistingue molti che io accomuno come i patrizi della politica. Io ho pregato Federica Chiavaroli di rimanere qualche minuto perché mi piaceva che lei potesse andare al convegno con Maurizio Lupi portandosi anche l'elemento di un dubbio, un atteggiamento contundente rispetto a ciò che si dice lì, per esempio in ordine al tema della rappresentanza politica. Perché anche quando viene uno da Roma, e per il rapporto che c'è tra Roma e il territorio, si dovrebbe misurare la capacità di chiamare a raccolta in relazione a quello che quello lì di Roma può dire di avere fatto o può dire che farà. Non è che c'è la curiosità per chi viene da Roma solo perché viene da Roma. Ci deve essere la curiosità per chi viene da Roma perché costituisce un punto forte o di attività già svolte di rappresentanza politica o perché può prendere impegni e poi mantenerli. La politica chiama in causa questo e di più nella vicenda politica la democrazia. Chi sono i patrizi della politica? Sono quelli che ritengono che si viene allocati, e io ai termini ci presto attenzione, si viene allocati non in ragione di un programma da svolgere, ma in ragione di una preferibilità personale. Io ho sentito una campagna elettorale alla provincia, per esempio, dove una persona chiedeva il voto perché si presentava lei persona come la migliore. Era quasi una specie di competizione della signorilità individuale. Io questo fenomeno l'ho trovato storicamente nel periodo liberale giolittiano, dove tra le persone c'era una competizione della gradevolezza individuale. La democrazia è una vicenda degli impegni che si assumono e che si mantengono in ordine alla modificazione delle condizioni reali dell'esistenza collettiva. Non è possibile che qualcuno inneggi al racconto di sé perché su di sé ci vede una gradevolezza personale. Mi dispiace che non c'è Guerino Testa, del quale credo nessuno metta in discussione
discussione la gradevolezza personale. Ma la vicenda politica è una vicenda molto esigente, che si dispiega soprattutto potendo raccontare gli obiettivi che uno o si prefigge di raggiungere, o ha già raggiunto, o stabilisce che costituisce priorità di qui ad un tempo nel futuro, che è il tempo del mandato. Gaspari che cos'è che ha fatto in questa regione? E quando pongo questa domanda mi aiuto subito con una risposta che trancia, cancella l'osservazione che per esempio alcuni un po' ricercatori di comodità dicono oggi: ma quello che ha fatto Gaspari si poteva fare allora, oggi non sarebbe possibile fare. Come a dire, è un dato straordinario di quel tempo straordinario, e anche questo è carico di limiti, è carico di goffaggine, è carico di pigrizia, è carico anche di una superficialità che molte volte va a spasso con l'ignoranza. Perché Gaspari non è arrivato dal tempo T con zero in Abruzzo. Prima della vicenda di Gaspari c'è stata la vicenda di Rocchetti, che a molti di voi non dirà niente, ma a qualcuno di voi dirà parecchio. È vero o non è vero che Rocchetti non è stato un signore che non ha mai scomodato le carte intestate pubbliche? Ha scomodato le carte intestate pubbliche, al pari, per esempio, di un altro signore che nel periodo fascista è stato un rappresentante autorevole della marca della decisione pubblica. Parliamo di Acerbo a Loreto, ma anche di un'autorevole figura che è stata all'Aquila, a capo di una realtà, insomma, politica nazionale, che era il Partito Fascista. O nel periodo liberale noi abbiamo avuto delle figure di rilievo nazionale in Abruzzo. Penso a Zugaro De Matteis di Corfinio, riconosco Edoardo Caroccia, che di sicuro lo prenderà a bersaglio nella sua prossima pubblicazione, o Silvio Spaventa a Bonda, o De Vincenzi nel periodo precedente, o Coppa Zuccheri di Città Sant'Angelo, tutte persone dense di strumenti di potere, in ragione di un lavoro che andava fatto per l'Abruzzo. Ma pochi possono dire di avere avuto incidenza nella modificazione delle cose reali della vita della gente. Da dove viene questo di solito in capo ad una persona? C'è un giovane con il quale io discuto adesso in lontananza, qualche tempo fa anche con frequentazione, e ogni tanto, leggendo la stampa nazionale per bene, scopriva qualche categoria concettuale. Da ultimo aveva scoperto una categoria concettuale della coppia regole e relazioni, e all'insegna di questa coppia riempiva di sé ogni telefonata. Regole e relazioni costituiscono i termini di una coppia concettuale che aiuta la dinamica politica e la comprensione della dinamica politica. Ma oltre alle regole e alle relazioni, conta molto un'altra categoria nella vicenda politica, che è la motivazione. La motivazione. La motivazione dei patrizi è quella di arrivare per primi allo stadio, al teatro, di indossare il giusto vestito, di fare in modo che ci sia una coloritura di privilegi individuali. La motivazione di chi ha mandato di rappresentanza democratica è quella di fare le cose, e vediamo quali sono state le cose che con motivazione Gaspari ha assunto a sé e ha realizzato per questa regione, nell'arco di un periodo che è grosso modo un quarantennio. E nel quarantennio non è stato sempre ministro lui, e nel quarantennio nel quale lui è stato ministro, parlamentare, sottosegretario, anche in altre regioni accadeva che ci fosse questa densità di potere. E come mai? Nella storia precedente non è accaduto, eppure i ministri ci sono stati. In altre regioni non è accaduto, eppure quella stessa densità di potere c'è stata, e anche di consenso. Quindi c'è uno specifico che va conosciuto, perché l'esempio nella vita collettiva deve costituire stimolo. Io a Legnini gli dico: non ti dannare che non fai ancora il ministro. Primo, perché ti può succedere in futuro. Secondo, come tu cominci a fare da qualche tempo, si può essere utili anche da parlamentare che studia il dossier, che ha una motivazione elevata per cercare di dichiarare guerra ai problemi, come ha fatto Gaspari anche da parlamentare normale quando cominciò la sua lunga attraversata del deserto. Tant'è che dico a Legnini: prima del Gaspari ministro e prima di Gaspari parlamentare c'è stato un altro parlamentare che ha fatto tantissimo per l'Abruzzo, poco ricordato, poco conosciuto per la miseria,
è l'onorevole Angeloni di Sulmona, del quale c'è una via dedicata a lui che è quella che porta la comunità montana. È l'uomo delle ferrovie dell'Abruzzo. Le ferrovie dell'interno portano il nome di Angeloni, le ferrovie della costa portano il nome di Spaventa. Però c'è stato un problema. La ferroviarizzazione dell'interno e della costa, che doveva essere fatta con un certo grado di velocità, nessuno lo ha potuto fare. E sarebbe il caso che diventasse il bersaglio di una buona nuova politica all'insegna della forza e della motivazione di Gaspari. E allora, dico io, cercando di arrivare alla conclusione di questa mia grande volontà di comunicare sul punto, che cos'è che Gaspari ha portato all'incasso della Torso? Tre grandi risultati che possono essere riassunti all'insegna di queste tre sottolineature. Natalità imprenditoriale dell'Abruzzo. Lui costituiva uno sportello unico, ante littera, cioè lui diceva: venite a me, poiché io ho un mandato pubblico e mi faccio carico di sciogliere i nodi che si pongono nella vicenda complessa della nascita di un'impresa. La Texas Instruments, prima di essere un articolo di Pino Mauro o una battaglia sindacale, fu una vicenda complessa amministrativa che risolse lui. Non poteva venire il grande gruppo americano perché c'era un vincolo dell'uso civico. Lui chiamò il commissario degli usi civici e gli disse: qual è il tema? Qual è la procedura? Che cos'è che si può fare per portare a convergenza per risolvere questo nodo? Che idea della politica del potere andava in onda? Un potere che è concepito così: ho un'energia, la dispiego per risolvere i problemi. La democrazia, quando è nata per questo. Non per fare un gruppo di selezionati e un gruppo di abbandonati che stanno sotto, ma la democrazia è nata come un circuito per chiamare a sé il potere che viene da quote di cessione di sovranità dei cittadini e che poi si usa per risultati di valenza collettiva. La natalità imprenditoriale, ho citato la Texas, ma molto riguarda tutte le nostre vallate. Chiedete ai bravi sindaci comunisti degli anni 70, chiedete per esempio ad uno bravo come Ruffini, che racconti lui che tipo di dialogo aveva con Gaspari, ministro del Mezzogiorno? O se si potesse chiedere, chiediamo adesso ad un uomo come, alla memoria, di Tonino Corneli, sindaco di Città Sant'Angelo. Fatevi dire che dialogo c'era tra Gaspari al Mezzogiorno e Corneli, ministro, sindaco comunista di Città Sant'Angelo. Una corrispondenza di amorosi sensi all'insegna del risultato da raggiungere per il territorio. Natalità imprenditoriale. Conoscenza a favore di questa regione, le università. Noi abbiamo avuto un rettore che di sicuro non aveva la parola felpata come il rettore che c'è adesso alla D'Annunzio. Una parola felpata, bassa voce, a volte incomprensibile, però grande realizzatore di edilizia universitaria. Il rettore Crescenti, lui andava avanti nella progettazione e Gaspari lo seguiva dietro, facendo in modo che tutti gli enti locali non si mettessero di traverso. Che la storia tra l'università e gli enti locali chiede di pescare una storia travagliata. Ogni volta un presidente di provincia capiva e il sindaco si metteva di traverso. Capiva il sindaco e il presidente di provincia si metteva di traverso. Per fortuna che c'era Gaspari che facilitava la comprensione di questa importante infrastruttura. La terza grande risultanza di questo impegno, secondo me, di grande cultura democratica che ha avuto lui, è quello che io chiamo la velocità. Cioè la modernizzazione del territorio, cioè la realizzazione delle infrastrutture. Su questo vi potrei riempire una settimana di ricostruzione storica. L'autostrada Pescara-Roma è il frutto di una straordinaria stagione di intelligenza collettiva, molto animata dall'impegno di Gaspari, anche di Natali, e di qualche bravo parlamentare dell'opposizione. Io adesso qualcuno di questi non lo posso citare perché mi verrebbe anche rimproverato che lo sto ringraziando eccessivamente. Ci fu una straordinaria stagione di convergenza, frutto di che? Della sottolineatura politica del valore degli obiettivi, di valore. E la politica fa questo. Chi ha il potere dell'amministrazione organizza la decisione, chi ha il potere della rappresentanza politica organizza il consenso, la convergenza, l'arrivare anche di altre istanze. Quello che ci ritroviamo è frutto di questa straordinaria virtuosità della decisione. Costantino Felice, che di sicuro non è, diciamo, un lettore del pensiero schmittiano, ma è stato, e credo che lo sia ancora, un coltivatore del pensiero di sinistra, anche nel suo essere
un accademico apprezzato, parla di Gaspari come, diciamo, di una virtuosità che ha saputo accompagnare con decisioni anche mirate, a volte particolareggiate, le singole istanze di crescita del territorio. Non ho voluto usare il termine clientelismo virtuoso, non so se è concepibile l'espressione di questo tipo, ma di sicuro lui zoomava il potere anche rispetto alle istanze particolari. Guardate che la migliore Emilia Romagna è questa. Dove c'è stata la migliore tradizione emiliano-romagnola, il potere si calava, si particolareggiava, la programmazione di qualità fatta lì dal basso e che poi saliva è stata fatta così, avendo un'idea del potere che si declina nei particolari. Vedete, io voglio dire adesso un'altra cosa che ci tengo a dirla da tempo, la dirò anche il 28 sotto altre forme. Gaspari sarebbe stato il presidente di regione di cui avrebbe avuto da sempre bisogno l'Abruzzo. Prima non avevamo la legge elettorale che consentiva un presidente di regione. Poi lo abbiamo avuto per un breve periodo un presidente di regione che è stato Mattucci. Giovanni, l'unico presidente di regione che ha avuto l'Abruzzo è Mattucci. E la ragione non è perché quello era anziano o perché veniva da Atri che c'è il teatro di qualità. E perché Mattucci concepiva la dimensione della programmazione economica, è stato quello che ha voluto per l'Abruzzo la prima legge, l'unica legge di programmazione economica. È durato poco. Avremmo avuto bisogno che lui potesse essere più giovane, ma scartando l'episodio di Mattucci, noi avremmo avuto bisogno di uno come Gaspari presente alla regione. Da quando c'è la nuova legge che fa sì che la regione abbia un presidente per davvero, cioè il governatore, anche se non compare questa dicitura nella norma, noi in Abruzzo abbiamo i vicepresidenti. In Abruzzo abbiamo una specie di torsione statutaria, normativa, cardonata. Sono 20 anni che noi inseguiamo il vicepresidente anziché il presidente. È un gioco che si fa a volte con le bottiglie di gassosa. Si cerca la bottiglia più piccola perché quella più grande si deve scordare che non funziona. Noi dovremmo fare in modo, almeno per il futuro, di cercare il presidente, dando per scontato che poi il vice sia una fellowship del presidente. E non organizziamo un nascondimento, un presidente qualsiasi per avere un determinato vicepresidente. Su questo il mio colloquio naturalmente tende molto alla mia destra. Naturalmente avendo anche chiaro in mente che ho un pubblico attento, che non a caso è venuto qui. Voglio fare anche un'ultima considerazione. Gaspari, dopo le riflessioni politiche, meriterebbe una considerazione a tutto tondo, diciamo quasi sociologica. Una caratteristica di Gaspari è che non ha mai avuto in odio il cittadino. Io oggi, poiché ho molto tempo libero, posso leggere, studiare, raccogliermi, potrei fare la distinzione di quelli che hanno in odio i cittadini. C'è una quota anche di eletti elevati che provano fastidio quando si incrociano con lo sguardo con la cittadinanza. Sono terrorizzati dal fatto che qualcuno di questi gli possa dire: ma che te ne occupi di questo? Ti puoi misurare con questa questione? La rappresentanza politica, ho riconosciuto in fondo alla sala un grande costituzionalista italiano, il professor Cucco, che è stato rettore a Parma, nostro concittadino. La rappresentanza politica ha una missione. La rappresentanza politica, da Miglio a Ornaghi a tutta la migliore scuola, ha l'obbligo di rendere presenti gli assenti. Il cittadino corre il rischio di essere assente nella vicenda democratica. Non è assente, cioè è presente, diventa protagonista, se il rappresentante se ne fa carico. Non in termini di uno stabilimento, di uno che sta sopra e gli altri che stanno sotto. Ma intanto ci vuole l'accoglienza, che è di più dell'ascolto. La voglia di intercettare quanto di significativo viene dalla dimensione della cittadinanza. Gaspari su questo giocava in casa. Le 229.000 persone che lui ha ascoltato in ragione dei loro dolori, secondo me costituiscono una pagina bella di vicenda democratica. Perché dal 1949 al 1994,
c'è stato molto dolore da trasformare in condizione di cittadinanza attiva. La gente che lui ascoltava al ministero da ministro, a casa da cittadino tenutario di quella casa, al municipio di Gissi da sindaco di Gissi, tutto questo per me è una storia nobile, straordinaria. Io quando ho visto un autorevole capogruppo della Camera dei Deputati che in presenza della telecamera movimentava la mano destra, quando la telecamera si allontanava, infastidito, con gli zigomi appesantiti, mostrava fastidio rispetto alla cittadinanza che ho cercato. Tutto questo è la negazione della politica, della democrazia, del giusto rapporto costruito sul consenso. Io penso che Gaspari non sarebbe stato solo un firmatario di un modulo referendario per cambiare la legge Porcellum. Gaspari sarebbe stato un presentatore di una proposta di legge per modificare la legge Porcellum. È una legge che dentro di sé ha un ragionamento di omicidio verso la democrazia. Non ci sta ragione. Una volta ho sentito da un senatore molto professionale, nel senso che è un grande professionista del suo lavoro, che la legge Porcellum trova la sua ragione nel fatto che il contrario del Porcellum è la preferenza annida dentro di sé la corruzione. Poiché con la preferenza ci sarebbe una struttura del rapporto col cittadino, è bene escluderlo il rapporto con il cittadino. Dunque nasce la legge Porcellum. Io penso invece che la legge Porcellum è un disastro della democrazia. Perché se io pongo questa domanda ad un pubblico così attento, compreso il professore, mio amico di Parma, il professore Occhiocupo, se lui sa o se voi sapete che c'è un parlamentare abruzzese che si chiama De Angelis, io penso che anche le mie difficoltà di che De Angelis è parlamentare, si ricorda. C'è Adornato che è parlamentare abruzzese, c'è Adornato. Noi vogliamo dei parlamentari legati al territorio, perché dopo i parlamentari scollegati al territorio non c'è da meravigliarsi che poi i piccoli municipi vengano demoliti. Non è inconcepibile dentro questa cornice che poi si cancellino i municipi e si cancella la provincia. Allora, cari amici, Gaspari, noi lo ricordiamo per queste ragioni. Concludo. Nel 1956 Gaspari cominciò il suo grande cammino per fare le autostrade, accanto agli altri parlamentari abruzzesi. Ma lui era quello che aveva la titolarità dell'iniziazione dell'iniziativa, direbbe Monti. Nel 1856 un barone di nome Panfilo De Risis provò a fare la ferrovia con altri, che dal Macerone salisse con una grande isola a sinistra verso la capitale e a destra sulla parte adriatica. Il barone De Risis ottenne una concessione ferroviaria, si fece l'Unità d'Italia, il governo disse che non era quello il tracciato che interessava l'Italia, si bloccò la motivazione di De Risis, si bloccò, cedette il passo. Io ho il testo originale della concessione, l'ho comprato ad una libreria antiquario davanti alla sede di Via dell'Umiltà a Roma. Mi sono andato una sola volta per ragioni legate al mio lavoro, mi sono dovuto preparare psicologicamente per oltrepassare la soglia, ho avuto un'attesa all'inizio, un'attesa alla fine, lo sguardo mi è andato su questa libreria, ho visto un libro, il progetto ferroviario del barone De Risis. Mi sono, diciamo, rifocillato dopo questo colloquio che ho avuto per ragioni di lavoro, comprandomi questo libro che naturalmente ho studiato con molta velocità, e ho capito come il barone non avesse la benché minima motivazione di fare quella ferrovia, tant'è che non si fece. Gaspari invece la motivazione l'ha avuta per fare l'autostrada, e guardate, le ragioni erano tutte contro l'Abruzzo, perché anche allora non c'erano i numeri demografici come oggi non ci sono i numeri demografici. Allora alla stanga, cari amici, alla stanga gli amici che fanno politica, sapendo che non mancano gli obiettivi come non mancavano allora. Va soltanto riorganizzata la motivazione, la motivazione. E credo che il senso di un ricordo di Gaspari sia anche nella esaltazione della motivazione della rappresentanza politica. Gaspari lo ha saputo fare ed è per questo.